Tadej Pogačar ha vinto il Giro d'Italia numero 107. Questo è il verdetto finale della Corsa Rosa 2024 e nella puntata di oggi di Ventaglio Podcast andremo ad analizzare tutti i temi di discussione delle ultime 3 settimane. E allora adesso, come sempre, sigla e poi partiamo. E allora eccoci qua, ben ritrovati a tutti su Ventaglio Cycling Podcast. Io sono Gianluca Santo, qui con me oggi per parlare di Giro d'Italia, un Luca Pellegrini in vena polemica. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Perché polemico? Non lo so, l'hai detto prima. Ah no, no, scusate, vai, vai, giusto. E Riccardo Zucchi. Ciao a tutti, un saluto. Tra l'altro qualcuno di voi è reduce dalla tappa finale di Roma. Sì, com'è quello stato? Più abbronzato dei due. È faticosa, nel senso che la partenza erano tutti molto tranquilli le squadre, all'arrivo ovviamente sala stampa bellissima, però dall'altra parte rispetto al circuito, sono riuscito ad arrivare all'arrivo pelo pelo, però dai, bella esperienza e fatto piacere ritornare a vivere aria di giro e rincontrare anche qualche personaggio che conoscevo. E allora, Daniel Martinez ha vinto il Giro d'Italia degli Umani, sul podio Geraint Thomas e Ben O'Connor, quarto Antonio Tiberi che si è portato a casa anche la maglia bianca e senza i problemi meccanici a cosa? Che non mi ricordo. Europa. A Europa. Guarda, ieri gliela volevo fare proprio questa domanda, però non c'è stata la possibilità, volevo fargli proprio questa domanda. Sarebbe finito sul podio. E invece Tadej Pogačar ha vinto il suo Giro d'Italia, ovvero quello degli extraterrestri elite del ciclismo mondiale, cui fanno parte lui e Jonas Vingegaard per quanto riguarda i grandi giri in questo momento, secondo me, in attesa di vedere come tornerà Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar che ha messo anche la ciliegina sulla torta con il successo a Bassano del Grappa nella penultima tappa. Con doppia scalata al Monte Grappa, direi che il suo giro è stato trionfale. Tutto come da programma, nel senso che ci aspettavamo questo da Pogačar, abbiamo trovato questo da Pogačar e io resto con questo dubbio, domanda interrogativo, nel senso in realtà io ho un'idea abbastanza precisa a riguardo, però leggendo un po' qualche commento sui social, un po' di dibattito, eccetera, eccetera, si è aperto un po' questo dibattito, cioè questa storia, ma è stato un giro noioso, è stato un giro prevedibile, è stato un giro senza storia, per colpa, passatemi il termine, per colpa, di Pogačar. Allora, io parto da faccio un preambolo, giri così dominati da quando seguo il ciclismo ne ho visti due. 2006 Van Basso e 2011 Alberto Contador, che più o meno sulla falsariga di questo giro, di questi giri, abbiamo assistito a scene analoghe, nel senso un corridore troppo più forte degli altri, e tra l'altro nel caso del giro vinto da Basso anche un competitor inaspettato, inatteso, un po' come è successo quest'anno con Dani Martinez, che non fa proprio della costanza e della continuità il suo miglior... la sua miglior caratteristica. All'epoca fu un improbabile Gutiérrez Catalunya che arrivò secondo alle spalle di Van Basso, però complessivamente io mi sento di dire che è stato un bel giro. Quello che è mancato, mi dispiace, a confronto col Giro d'Italia del 2006 e al Giro d'Italia del 2011, sono un po' state alcune tappe un pochino più croccanti, un pochino più frizzanti nella terza settimana, che probabilmente ci avrebbero permesso di assistere anche a delle sfide un pochino più aperte, anche a dei movimenti un pochino più significativi nella lotta al secondo posto, però complessivamente trovo che sia stato un giro bello e piacevole. Guarda, io concordo in linea generale con te, a me è piaciuto come giro. Io avevo questa paura invece all'inizio del giro, che fosse un giro noioso, che ci fosse un monoprotagonista, perché comunque parliamo di uno che ha vinto 6 tappe, ha fatto 9 top 10, e secondo me è un bel
bidone di sfiga lo manderà a Narvaez o qualcosa, perché secondo me quella era la sua ciliegina sulla torta. Tra però i meriti di Narvaez. No, 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 bravissimo Narvaez. No, 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 credo che anche l'abbia accettata, però un po' tirò secondo me dentro poca, cioè un minimo, E per questo, tra l'altro, Narvaez che si continua a fare amici, perché ne avevamo già parlato, mi sa, con Gianluca della polemica con Carapaz per la convocazione per le Olimpiadi, però non è questo il tema. Io avevo il sospetto che potesse essere un giro noioso, però non lo è stato. Mi è piaciuto. Anche buoni segnali in ottica Italia, sia con Jonathan Mina con le vittorie di tappa, ma anche di alcuni corridori per il futuro. Quindi per me è stato un bel giro. Sì, senza dubbio, secondo me si va a inserire, forse l'avevamo anche già detto, come quelle serie TV che hanno tanti belli episodi ma la trama di fondo alla fine non è così interessante. Questo è un po' quello che mi porto a casa io, nel senso che sì, tante belle tappe, tantissime belle tappe, cos'è mancato? La lotta per la prima posizione e al contempo la lotta per il podio ci ha regalato pochi sussulti. Perché è stato più un seguire la corrente, seguire l'andazzo, però attacchi veri tra gli uomini di classifica, a parte quelli di Pogacar, non ne ricordo di importanti. Forse un po' anche a causa del percorso, ecco. Sì. Allora, il problema di fondo, il primo problema lo rifarei risalire al fatto che anche tra gli uomini di classifica, alla fine, nelle prime 5 posizioni, pensa alla top 5, è stata più o meno quasi sempre congelata. Cioè, l'unica variabile impazzita è stata un po' Romain Bardet, che ha provato, dopo un inizio difficile, dopo un finale altrettanto difficile, a cambiare un po' le carte in tavola. Ci ha provato vagamente, a volte anche Rubio ci ha provato. Però, oggettivamente, nessuno ha mai dato l'impressione di poter mettere in difficoltà Dani Martinez e Geraint Thomas. E nella loro lotta a due, diciamo che è stato un po' un procedere del proprio passo e vedere chi va più forte. Dani Martinez intanto ci ha provato qualche raramente. Vai, scusa. No, forse per qualche chilometro c'è stata quell'illusione, quella speranza con Tiberi a Bassano del Grappa, però è durata pochi chilometri, poi si è capito che non avrebbe, perché O'Connor era staccato e Thomas era staccato, quindi c'era un po' quell'illusione, ma è durata poco. Ma secondo me più che illusione è l'oggettività del ciclismo moderno, nel senso che in un ciclismo ipertecnologizzato, in cui comunque c'è un livellamento verso l'alto, sicuramente, ma un livellamento complessivo, i normali questo possono fare, cioè nel senso il giro dei normali sarebbe stato il giro che noi avremmo visto se non ci fosse stato Pogacar, e sarebbe, passatemelo, anche il Tour de France che vedremmo se non ci fossero Pogacar e Vingegaard e Evenepoel e Roglic, dai. E più sì, però Roglic lo sai com'è, no? È un po' un corridore più conservativo, hai visto anche lo scorso Giro d'Italia, comunque non è che si è cimentato in azioni, cioè non ti fa le cose che ti fa Pogacar, quindi sì, Roglic è aspetta più la volata, alla diciamo. Thomas, è più alla Thomas, mentre Evenepoel è uno che magari poi salta in pieno, però è uno che prova a spaccare la corsa. Credo quello volessi dire. No, cioè che Roglic è un corridore che è fortissimo, superiore a tutti quelli che sono arrivati ieri a Pogacar, l'ha dimostrato anche lo scorso anno, appunto, battendo lo stesso Geraint Thomas che è arrivato terzo, però è uno più strategico, più oculato nelle scelte, penso anche complice l'età, no? Nel senso ormai ha più di 34 anni, quindi... Però sì, diciamo, no, ma concordo, non c'aveva neanche avversari quelli che attaccano, forse sono più regolaristi, l'unico forse poteva essere O'Connor per caratteristiche, ma ha anche tante incognite O'Connor, e secondo me la prima volta che ha provato a seguire Pogacar ha detto ok, no, non è per me, mi accontento e gestisco. Comunque non bene la terza settimana O'Connor, nel senso mi aspettavo molto di più. Eh sì, decisamente, è sempre sembrato quello un po' più in difficoltà, sì, degli uomini davanti, poi non tanto, di conseguenza è riuscito comunque a mantenere la quarta posizione, però alla fine poca roba, insomma. Sì, dovrebbe avere comunque aver avuto dei problemi fisici nell'ultima settimana, però a parte questo diciamo ha fatto andare più la bocca che le gambe.
Sì, diciamo di sì, e quindi secondo me, ripeto, questo è il livello. E secondo me in questo caso, come diceva poc'anzi Gianluca, c'è anche un problema di percorso, cioè nel momento in cui c'è una salita come il passo del Brocon, non può fare la differenza nel ciclismo di oggi, una salita al 6% non può fare la differenza nel ciclismo moderno, non so se condividete questa teoria. Sì, ma poi il Sì, grande problema di concordo. quella tappa è stato anche il precedente, cioè quello che veniva prima, perché dopo la bella partenza sul passo sella, il rolle è, cioè, veramente meglio non averlo che averlo, e il primo passaggio sul Brocon dal lato dell'albergo, credo si chiami così, era ancora peggio della scalata finale. E quella è stata la tappa, oltre a quella del Monte Grappa, che però non aveva arrivo in salita e quindi va a cambiare un po' le dinamiche, la tappa più difficile della terza settimana. Non è un Giro Sì, e d'Italia. diciamo appunto, tornando sulla tappa del Monte Grappa, io mi sento di muovere l'unica, cioè il difetto di questa tappa è che se non c'è chi fa la grandissima differenza in salita, cioè i 20 secondi in salita, poi magari li recuperi in discesa, come poi è successo, nel senso che poi le differenze si erano viste in salita, ora sto cercando di recuperare l'ordine di arrivo, ma me lo sono perso, bene o male, le differenze che c'erano state in salita poi si sono un po' ricompattate, quindi appunto il O'Connor, il Thomas, che erano stati in leggera difficoltà, grazie ad esempio all'aiuto di Pare, sono riusciti a tornare sotto poi, no? Sì, sono arrivati tutti assieme, Non poi tutti, perché chiaramente poi quasi. Arsman Vabbè, ha perso terreno, Zana è andata alla deriva, però... Aresman credo avesse pure lavorato per Thomas, Sì, però non aveva scollinato lontanissimo, se non ricordo male, per quello dico. eh. E No, poi stavo, non era anche di Arsman, eh? grande mancanza è stata di quella tappa, secondo me, che non ci fossero salite nei primi 80 km, quanti sono. Sì, ora là qualcosina si poteva anche provare a inserire, nel senso, però è chiaro, se devi partire dal Pago e devi arrivare a Bassano del Grappa, almeno comunque hai fatto 180, cioè vuoi fare il doppio Monte Grappa, non puoi fare altro. Per un Sì. Sì, discorso di, cioè, a meno che non fai un 220 km, potevi farlo, per carità, però. però ti distrugge completamente la tappa, secondo me. Cioè, non avere proprio 80 km praticamente piatti è. Anche perché non ti lascia poi spazio ad interpretazioni. Metti caso che la classifica è più compatta e c'è un inseguitore a 1 minuto e mezzo dalla maglia rosa e l'inseguitore ha più gamba. Cosa fa? Manda in fuga i compagni sul primo passaggio del Monte Grappa, l'altro li tiene lì a 30 secondi e non succede niente. Sì, diciamo però, secondo me, onestamente, se mi passi la critica, non ho, trovo in questa tappa il problema, diciamo, del percorso di questo giro. Più che altro lo trovo nelle tre, cioè nel centrale, perché passi, diciamo, per come è andata la tappa di Val Gardena Montepana, Che che comunque non comunque. era. Tanto si sapeva che lo serve lo cancellava, nel senso, cioè, non era una sorpresa. Brocon, Sappada, no. Si voleva fare, cioè, non lo so, io avrei fatto, cioè, avrei auspicato un percorso diverso. Poi, detto questo, Questo, sì. se, come al solito, questo tipo di percorso è stato decisivo per far arrivare Pogačar al via del Giro d'Italia, e allora passi questo percorso. Sì, ma la mia critica era anche in base a quello che c'era prima, no? Perché l'ultima settimana senza tapponi, cioè proprio una vera tappa importante, senza un tappone vero. Mi lascia poi con l'acquolina in bocca, un'acquolina amara, perché abbiamo sempre vissuto noi, penso, il Giro d'Italia nell'attesa del tappone della terza settimana, un tratto distintivo che Sì, che va. anche nei giri più brutti c'era, cioè pensa al giro del 2012, che è stato un giro brutto da vedere, per quanto un bellissimo vincitore, però c'avevi il tappone dello Stelvio, cioè Ammazza, è stato un tappone quello lì, tra l'altro, cioè. sì, con l'impresa di De Gendt, con Damiano Cuneco, cioè tante cose belle abbiamo visto poi. Poi che non sia stato il più bel giro di sempre, è vero, però ha proprio mancato, secondo me, questa cosa. Poi siamo stati fortunati ad avere Pogačar, o meglio, è stato bravo il giro ad avere Pogačar e noi siamo stati fortunati ad apprezzarlo. Però è proprio mancato un po' di appeal, anche perché ti chiede, ma
cioè, dov'è che si può attaccare, dov'è che non si può attaccare, anche gli uomini di classifica, dov'è che potevano attaccare? Sì, non c'era. Io però su questo posso tornare un altro problema a monte. Vai. Riportiamo i randagiri con squadre da 9 corridori. Perché se da una parte gli 8 corridori dicono che favoriscono lo spettacolo, in realtà favoriscono solo le fughe da lontano, non cambia il problema di sicurezza in corsa, però a livello tattico pesa tanto avere un corridore in più. Cioè, penso a Dani Martinez, che non aveva bisogno di attaccare perché Martinez era perfettamente consapevole di non poter arrivare più di quello che, più del quarto posto. Però magari penso ad altre squadre che potevano avere un modello tattico diverso, magari con un corridore in più Secondo poteva fare posto lui, qualcosa. non quarto. Scusate, no, perché stavo pensando, poi in realtà mentre parlavo pensavo a O'Connor, che è l'unico che ha avuto una squadra assieme a Thomas, però Thomas corre di rimessa, O'Connor che doveva anche recuperare terreno, aveva una squadra all'occorrenza potenzialmente interessante con Pare Panther 1 e 2 con Boden, e però non l'ha mai effettivamente sfruttata se non anche lì per limitare i danni. Però ha detto anche che non c'era tanto spazio per fare un'azione folle, non so se mi spiego. No, Sì, non c'era quello. proprio. Quello. Anzi, cioè, secondo me si salva il giro perché c'era Pogačar. Se no, col percorso che c'era, per me era veramente rischiava di essere molto, molto noioso. Sì, cioè Perché nel senso in c'era realtà. la lotta sul secondo tra i B. Però, secondo me, là rischiavi che col percorso che c'era. Sì, però certo, chiaro, poi anche le tattiche sarebbero state diverse, però va detto anche che, cioè, nel senso, il fatto è che tu, cioè, tu non attacchi se c'è Pogačar contro, nel senso, e quindi sei un po' anche limitato. Però basta vedere gli ultimi due giri d'Italia, cioè basta vedere quello vinto da Roglic e quello vinto da Hindley. In entrambi i casi abbiamo avuto due giri bloccati per lunghi tratti, molto in stand-by, molto statici, anche con percorsi complessivamente più impegnativi, più frizzanti, più belli, cioè la tappa della Marmolata, la tappa delle Tre Cime di Lavaredo. C'è un problema, secondo me, cioè, la prima questione su questo è che c'è un livellamento eccessivo dei corridori e non ce ne sono tanti forti. Cioè, nel senso, comunque, questo pure va detto, cioè, pare che io non ce l'ho con Jan Hirt, però rivedere Jan Hirt in top 10 al Giro d'Italia ti dice che forse il livello della lotta per la classifica generale, diciamo dalla settima posizione in giù, non era altissimo. Sì, secondo me te sei tenuto pure alto. E questo lo sapevamo un po' dall'inizio, eh. Sì. Anche perché gli unici due forse potevi inserire leggermente sopra erano Uite Brooks e Dunbar si inseriva più o meno in quel filone. Uite No, Brooks ci si poteva aspettare qualcosa in più da Bardet e Utebrooks, sì. e Bardet era l'altro, però cioè, nel senso comunque sarebbero lottati dal secondo o settimo posto, i tre nomi che ho fatto. È chiaro, però capito, se tu a questo blocco ci avessi aggiunto, ne sparo un Simon Yates e un Landa, un altro che non mi viene in mente, un uomo Mas, mio. quello Un che io Mas, continuo a ripetere. secondo me avresti avuto comunque più gente in lotta per il secondo o terzo posto e avresti avuto di conseguenza una corsa anche più frizzante dietro. Che comunque, per carità, poi è chiaro che televisivamente è anche difficile perché comunque poi è chiaro, se c'è un Pogačar in fuga solo al comando, la televisione giustamente privilegia l'uomo più visibile, l'uomo che più importante. Sono sparito e sono riapparso. No, 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 cioè, con noi sei rimasto sempre. Ah, boh, vabbè. Però comunque hai qualcosa, anche qualche tema di maggiore interesse dietro, non so Sì, come. anche Però, se dei come. nomi che hai detto te, forse solo Simon Yates è uno che attacca, eh. Sì, però poi a un certo punto quando sei in lotta per giocartela te la giochi, cioè nel senso qualcosa provi a inventarti, non lo so. Cioè, la Sì, Movistar però quest'anno aveva una buona squadra potenzialmente, se ci mettevi pure Mas, potevi fare qualcosa, potevi provare a inventarti quantomeno qualcosa. cioè, vabbè, ma penso che la Movistar abbia fatto Un ottimo Giro d'Italia. più di quello che si aspettava. Io vi svelo una cosa, ieri ho scoperto alla partenza nella zona Pullman che Gaviria stava facendo il Giro d'Italia.
No, ha lanciato un paio di volate nella prima settimana. Sì, poi è sempre comico perché ieri era tipo incazzato nero, però tu vedi ieri Cimolai fare la volata e Gaviria non c'era. Poi è arrivato al traguardo, però io per dirvi, Gaviria ho scoperto ieri che era al via del Giro d'Italia. E c'era pure lui, non ha lasciato il segno, poi diciamo che alla fine è arrivato quarto, ieri è arrivato comunque, dai, qualche Sì, piazzamentino sì. qua là l'ha fatto senza, diciamo, acuti, diciamo che questa è un po' ormai la dimensione di Nando Gaviria. E a proposito di volate, sicuramente belle notizie arrivano da Jonathan Milan, seconda maglia ciclamino vinta e tre vittorie, anche se ha beccato due sconfitte nel finale da Tim Merlier, comunque il suo giro può essere più che positivo Vabbè, ieri e la perde bene. per quello sforzo che ha dovuto fare per rientrare. Però ha perso. Eh sì. Io vorrei dire Vabbè, un paio di cose è sul. come dire Pioli, nel derby per 7 minuti abbiamo tenuto il possesso palla, nel senso. Un paio di cose su Milan. Probabilmente col passare delle tappe lui è molto pesante, quindi fa fatica poi a reggere anche gli sforzi in salita ed esprimere poi tutta la sua potenza nella seconda parte di grandi giri. Forse anche l'anno scorso era andato un po' così. Sì, ha vinto all'inizio e poi non ha più rivinto dopo. E poi che credo che per quanto gli voglia molto bene, forse Simone Consogni non è l'ultimo uomo ideale perché è troppo più piccolo, proprio fisicamente. E Milan si prende troppo vento forse. Questo dovrebbe essere un Quello può tema. essere un tante. Poi ricordiamoci pure che è il secondo anno in cui fa il professionista, cioè già prima correva, ma fa calendario da World Tour, comunque era il secondo Comunque, grande giro che fa in carriera anche per questa ma crescita nella terza settimana. è positivissimo il giro di No, Jonathan no, Milan, un giro da infatti. 9,5, 10 pieni, a 10, anzi direi No, a 10 pieno. no, dai. 10 perché 10 doveva vincere no. tutte. Beh, sì. Perché doveva essere il velocista nettamente ad aver vinto di più, invece qua va in parità. Però comunque con un velocista più esperto, perché comunque il buon Tim Merlier è un velocista con più esperienza, considerando che lui la tappa di Lucca la vince la volata, ma viene, c'era la fuga. E comunque diciamo che, cioè, lui quando non ha vinto è arrivato secondo. Sì, no, no, ma Infatti Milan, nove e cioè nel mezzo sì, senso, non 10. nelle Sì, quattro tappe concordo. che non ha vinto è arrivato secondo. Quindi vuol Sì, dire sì, che lui ha sì, sì. avuto un rendimento costante incredibile e questo sicuramente è positivo e considerando che ha 23 anni, quindi è giovanissimo, non si può che sperare che possa esserci un miglioramento ulteriore. Non so se... E soprattutto considerando che sta ancora lavorando per la pista, quindi. E alla fine avevi quasi il Gotha dell'alta velocità mondiale al giro, a parte Philipsen, chi mancava? Basta, ti Cioè, questi direi. sono, cioè, nel Dei senso... velocisti Beh, puri, attenzione, nessuno. attenzione. Mark Cavendish. Sì. Ma dai, Cavendish, io me l'aspetto in forma al tour, sta lavorando specificatamente per arrivare al tour in ottima condizione, però, diciamo, lo considero quasi un ex. No, Quasi, Sì, però poi vediamo. a Ma prescindere, per me la vince la tappa al tour, eh. Difficile. Vabbè, comunque io vorrei, oltre a Milan, buon giro per vari italiani, partendo da Tiberi, che secondo me ha fatto un ottimo giro, forse a un certo punto si sono create aspettative, illusioni più alte per lui, ma comunque è il primo grande giro in cui faceva classifica. È arrivato comunque a 2 minuti e mezzo dal podio. Sul podio c'è un vincitore del Tour de France, comunque, non proprio Esatto, nel senso, un po' è un ottimo attempato, però giro. comunque. Sì, no, no, ma nel senso è un ottimo giro quello di Tiberi. Per me è buon giro anche per i due giovani, che ne parlavamo con Gianluca l'altra volta e poi si sono un po' ribaltati i ruoli, perché a noi facevo il commento e sembrava Pingazzoli un po' più pimpante, Pellizzari un po' più in difficoltà. Da quel giorno Pellizzari ha cambiato il suo giro d'Italia e ha iniziato a gradare belle prove. E era evidente, lo facciamo anche là il commento, lui aveva avuto qualche problema fisico, secondo me anche quello che ha detto lui aveva più staccato di testa per tutte le difficoltà, è stato bravo a riprendersi e chiude un Giro d'Italia in crescendo, quindi ti chiude con buonissime sensazioni. Peccato per i tre italiani che finiscono fuori dalla top 10 nel finale, Fortunato, Zana e l'altro che mi sto scordando.
Piganzoli. Piganzoli proprio, però non era mai stato in ottica top 10. Peccato Zana all'ultimo giorno, però non partiva per fare classifica, o almeno non come capitano. E ha dato buoni segnali anche su terreni che non sono il suo, come le cronometro. Lo sai qual è il fatto? Ora non voglio fare il cagacazzi sul percorso ogni santo giorno, però anche questa tipologia di percorso in cui appunto bastano del grappa 80 km di pianura prima per andare in fuga, Sappada idem con patate, e Montepana col fatto che è saltato lo Stelvio uguale, e era anche difficile andare in fuga per questi corridori diciamo di medio-alta classifica che comunque dovevano pensare anche di non naufragare perché voleva, cioè secondo me alla fine credo che Piganzoli abbia provato anche a lavorare per questa top 15, così come Fortunato, così come Zana. E quindi, non essendoci il salitone iniziale che fa pure un po' di selezione, diventa anche più difficile andare in fuga. Tant'è vero che sia Piganzoli che Zana ne hanno centrata una nell'arco del giro. Eh sì, perché se per andare in fuga in pianura servono tanti watt, uno scalatore non ce li ha, banalmente. È più forte sul rapporto peso-potenza, quindi poi se invece c'è una salita, proprio le doti di scalatore vengono utili per entrare nel tentativo di giornata, che poi apre anche tanti scenari tattici, perché magari sai, Ben O'Connor, uno dei due parapente o l'altro che c'aveva, Boden, lo metteva in fuga. Anzi, due magari. E Sì, quella quindi poteva essere sai. veramente la tappa dello Stelvio, che faceva questa cosa. Sì, però comunque dopo c'erano 100 km di pianura abbastanza agilmente controllabili. Sì, e anche cioè, veramente lo stesso, cioè il passo Rolle, diciamo, dopo il passo Sella. Mi viene da dire che potevano tranquillamente fare l'andatura Molano e Ben Swift per tenere sotto controllo la fuga. Quindi, no, non so se mi sono spiegato il concetto. Sì. Senza Poi tra dubbio. gli italiani vittorie anche per Filippo Ganna, ma io l'anno di Filippo Ganna per ora aspetterei a giudicarlo perché boh. E vittoria di Andrea Vendrame, seconda vittoria nella sua carriera nel Giro d'Italia, è uno che quando c'è riesce sempre a lasciare la zampata. Forse se ne parla poco rispetto ad altri corridori. È mancato un po' coso. Albanese. Sì, sono d'accordo. Albanese non Albanese non c'è, c'era. Dainese, Non c'era. scusa. Dainese, Albanese. Dainese. Danese quest'anno ha seccato, sì, è Con vero. tutta la Tudor un po', Wiki. ti direi che è stata Sì, salvata anche. dal mitico Michael Dal premio Store. Zubeldia. Dal premio Zubeldia, dai. Perché Forse no. Poi ne parliamo, no? però. Ma forse ce n'ho un altro in mente. Store l'ho visto troppo. Sì, ma l'hai visto, ma perché era sempre in coda al gruppo, cioè non è che è andato una volta in Mi è andato fuga. anche in fuga un giorno, Sì, porca ma rimaneva miseria. comunque sempre in fondo, Scusa, cioè. Rubio l'hai mai visto? Sì, anche Beh, attaccato. Rubio sì, Anche Sappada ha Sappada attaccato. attaccato. Sì, vabbè. Ma No, non c'è questo è il paragone, secondo movistarismo me. latente. No, 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 no. Io Esatto. voto Surer, E Surer premio vabbè, Zubeldia. poi ne parliamo. E poi vabbè, E vorrei quando guardo, no, sottolineare. volevo Adesso, stare però no, volevo top. sottolineare un corridore che secondo me merita un discorso in questo giro, che è Giuliano Alaphilippe. Finalmente abbiamo rivisto Giuliano Alaphilippe. Oh yes. Sempre Giro sicuramente positivo. all'attacco. Vabbè, Fatto che è ma chiusa davanti a Pogačar nella classifica punti, da una parte mi fa di come cacchio fanno la classifica punti, dall'altra però fa capire che comunque era sempre in fuga. beh, si è fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tappe in fuga. Ha vinto una tappa, la seconda era Polano Terme, nono a Sappada, e sempre protagonista, sempre combattivo. Direi sicuramente un giro positivo. Forse il metro che ci dice che non è più l'Alaphilippe di una volta è quel mezzo flop nella tappa di Torino iniziale, che forse l'Alaphilippe di qualche anno fa l'avremmo messo tra i favoriti e ci ha provato, non è riuscito a restare in lotta per la vittoria, Idem a però Napoli. complessivamente Idem a Napoli. Sì, sì, però Napoli ci ha provato, ci ho provato e è rimbalzato. sì, Alla fine però di una volta, sì, comunque avrebbe vinto facile di forse, toh. sì.
Sì. Però comunque è un vecchio lupo, nel senso uno che sa anche come a volte si ricorda anche di correre bene, come ha corso bene a Fano, che ha sfruttato anche un po' una situazione di corsa favorevole per vincere, e sono contento, è stato uno dei momenti sicuramente più belli di questo Giro d'Italia, e non penso che lo rivedremo mai più essere competitivo in grandi classiche, mondiali, eccetera, eccetera, però comunque fa piacere vederlo ancora ogni tanto davanti in grandi appuntamenti. Concordo in pieno. Ah sì, per il resto Io dai, non lo posso dire. dire chi si è rivisto anche? Davide Vai. Ballerini. Sì, Non dai. scintillante, però almeno l'abbiamo rivisto. Sì, quello sì. Ci dai, comunque. ha provato qualche piazzamento, diciamo che non si è... ha provato a dire la sua, ecco. Invece, come si chiama? Trentina si è proprio goduto il paesaggio, si è goduto. Sì, Mi sa che è Trentin è stato maestra. male. Sì, Sì, ha vabbè, provato un ci po' sta, anche dai. a Dainese. guidare il treno per Cioè, solo nella Dainese. tappa quella poi che ha vinto alla Philippe, a Fano era davanti, ci provò, poi non ebbe le gambe per seguire Narváez. Sì, beh, non era neanche proprio la sua tappa, secondo me. Esatto. Però, diciamo, dai, comunque un buon giro per gli italiani complessivamente. Secondo me c'è stato qualche segno incoraggiante. Ora, piano a caso a caricare le aspettative di Tiberio, Di Belli, perché, però secondo secondo me, me per per età età. e per rendimento si può sperare che possa avere una carriera florida e quantomeno darci quel gusto di poter dire: oh, chissà, magari un italiano sul podio ce lo posso vedere, che non proviamo un po' da tempo. E aspetterei, io sospendo il giudizio su Pellizzari, non perché non abbia fatto un buon giro, ma anzi ha fatto un ottimo Giro d'Italia con un'ottima terza settimana, però non vorrei che mo si parte con le solite chiacchiere. Già ho sentito, visto lui andrà alla Red Bull il prossimo anno e alla Bora, e già ho sentito: però non è che poi va a fare il gregario, diamogli la possibilità. Piano. Ragazzi, la migliore chance per Pellizzari di diventare un corridore forte di livello, uno scalatore di livello mondiale, è andare in una squadra come la Bora Hansgrohe, che diventerà Red Bull. Poi è chiaro che non è così scontato che possa prendersi il ruolo da capitano, ma magari avrà le sue chance e sarà lui coglierle poi, no? Daniel Martinez, con tutto il rispetto, all'inizio giro ti aspettavi che potesse essere lui il capitano, cioè capitano Io sì, sì, ma l'ho che preso a facesse fantasailing. un giro del genere, nel senso in Bora è una squadra comunque che i corridori riescono tutti a ritagliarsi una loro occasione, se stanno bene riescono tutti a mettersi in luce tranne Guida, ma quello è un altro caso. Ma Tra Ida l'altro qualche anno fa l'ha fatto pure. non so Sì, se poi. ricordate, a Europa, Lipovic va più forte di Daniel Martinez. Sì. Poi il giro è lungo, è un'altra storia, però. Ok, Però stavo quello sì, è notando improbabile. un dato. Pogačar è a una vittoria di tappa al Giro d'Italia in una sola partecipazione da Vincenzo Nibali, che nella sua storia ha vinto 7 tappe al giro, e 2 da Marco Pantani. Che dire, si è Però portato credo bello che avanti. Pantani, nel senso, wow. Però quelle Wow. di Pantani non so poi come se alcuni si Secondo sono me Pantani in tolte, realtà quelle del dovrebbero 99 essere di gliel'hanno più. tolte. Sì. Invece non abbiamo No, per citato. Prosa Cyclistazza continuano a esserci, eh. Ok, non abbiamo citato Filippo Fiorelli che ha vinto l'Intergiro. Credo Sì, è sia. stata anche Io Maglia Ciclamino. sull'Intergiro non parlo Io non ho neanche capito perché bene cosa sono fosse, però. contrariato. Non lo Ma so. l'avevo detto in una puntata, mi sa, durante il giro. Cioè, una volta l'Intergiro era questa classifica speciale che si faceva, cioè era proprio un arrivo di tappa con classifica a tempo a metà percorso o giù di lì. Stavolta hanno fatto una cosa a punti, un po' una pecionata, secondo me, però questa è. Beh, penso che Fiorelli sia stato l'unico che ha cercato di vincerla ed effettivamente l'ha vinta. Bravo Fiorelli. Farei anche un bilancio delle professional se ci state. Sì. Perché
La Polti ha pagato secondo me un po' il fatto che Fabbro non è andato benissimo, però per il resto bene Piganzoli, si è fatto vedere Pietro Bon, Mirko Messer è stato uno dei protagonisti assoluti del giro con la sua Nessun bromance con paura. Alaphilippe, quindi secondo me Polti Cometa comunque promossa. Perfetto. Tudor bocciata. La Tudor bocciata male. piazza Storer nella top 10, però forse mi aspettavo un po' di meglio di più complessivamente dalla squadra, anche per la dimensione che Sì, tipo Alexander Camp mai visto. No, Cioè, vabbè, zero. ma Camp lo vedi un giorno Alexander Camp all'anno. corre solo l'Amstel, mi pare, no? Esatto. Poi, VF Group, Bardian, CSF, Faizané, promossi. Per me promossi, Sì. abbiamo parlato di Pellizzari, abbiamo citato Fiorelli, bene anche Covilli. E oh, viene anche Pozzovivo ci ha Pozzo Vivo, provato. dai. Ci ha provato, sì. Poi Ma sì, dai, deve fare un braccio. Israel Premier Tech. Non ci siamo accorti che ci Sfortunati, fossero, dai. sfortunati perché ne hanno persi tre lo stesso giorno in una caduta. Sì, ok. L'unico che poteva fare qualcosa era Michael Woods. Sì, forse anche Vernon in qualche volata. Beh, zio Vernon male, Sì, ma Eh lui vabbè, ha si è deciso per il ritirato dopo 10 prepensionamento. tappe. Vabbè, 10 tappe, non, cioè, nel senso, ce l'avevi 9, ci sono state parecchie chance per i velocisti, non è che dici. Sì, quello sì. Forse qualcosina in più mi aspettavo da Frigo, ma qualche fuga in più, però. Sì, forse anche Frigo voleva fare qualcosa di meglio, però. E comunque Vernon abbastanza in linea con la stagione, Sì. sì, È cioè, abbastanza in linea col rendimento quando vai in Israele. ma non è vero perché ad esempio Corbin Strong sta facendo bene, ma ora lo stesso Hofstetter, ora per dire, no? Cioè, è comunque uno che qualche piazzamentino qua e là te lo fa, ha fatto quinto a 100, ma boh, giro completamente totalmente anonimo. Sì, no, concordo. Ma sì, dai, vogliamo fare i voti di tutte le squadre? Guarda, io volevo citare un corridore solo perché mi è venuto in mente, secondo me, una delle rilevazioni di sì, rivelazioni di questo giro che è Steinhauser, che vince una tappa, sempre all'attacco. Vediamolo crescere, che può essere un nome interessante. Il Derek G versione 2024, però un po' in tono Però minore. secondo me è un pochino più, cioè è stato meno simpatico, ma più fo potenzialmente forte. Va bene, dai, voti. Ineos Grenadiers. 7 6 e mezzo. 8. Scusa, fanno podio, vincono Ah no, hanno vinto pure 3 la prima maglia, scusate, mi ero tappe. 7 scordato Narvaez. Sì, pieno, sì, forse ci sono più tendenti verso l'8 di Gianluca che il 6 e mezzo di Riccardo. sì, no, mi ero scordato la prima maglia rosa. Alpecin De Koenig. 5. Sì, piazzamenti dei Groves, ma non c'entra la vittoria e per il resto si sono visti pochi. 4 e mezzo. Archea B&B Hotels. SV c'erano al giro? Vabbè, il grande No. protagonista è stato Costiu, diventato Sì, famoso vabbè. per le telecronache di Riccardo Magrini. Sì. Due. Chi era Costiu? Chi era Costiu? Astana. Vai, vai. Stana 6, lo diamo, dai. Io non ho mai aspettative sulla Stana, qualcosa hanno fatto, si sono visti con Scaroni che ha fatto qualche fuga, Velasco lo vedevamo con la maglia di campione d'Italia, niente di trascendentale comunque il suo giro. E Fortunato ha fatto il fortunato, secondo me ha pagato un po', come dicevamo, il discorso che per andare in fuga era praticamente impossibile, ha provato a fare una top 10, poi è crollato. Ballerini, peccato per Luzenko, dai, 6 glielo possiamo dare. 5 e mezzo. Sì, 5 e mezzo, dai. Cioè, anche perché Canter prima del ritiro non si è mai visto. Ed è uno che ti si piazza in Sì, volata. e anche Lutsenko già mi sembrava sul dodicesimo andante. Bora Hansgrohe, 7,5, Sì, 7 e 8, mezzo, oppure concordo. 8, No, boh, perché 7,5 perché gli altri non hanno fatto niente sostanzialmente.
Però sai qual è il discorso? Hai Shachmann si è messo bene nella prima tappa, che era il terzo insieme a Narváez e Pogačar. E perdi Lipovic subito, avete le assenze forzate e alla fine Daniel Martinez è sempre stato là per me 8. Shachmann ha fatto una tappa e poi è morto. Esatto, però ha fatto meglio di tanti altri corridori al giro. Beh, tipo la Cofidis, noi possiamo dare un bel Porca miseria. 6, Geschi ha nel pensato. senso 8 a Thomas, 6 a Geschi e 1 a tutti gli altri, fa 6. Esatto. Tomà. Sì. Tomà, Sì, Tomà. dai, sei perché comunque la vittoria di tappa l'hanno portata a casa. Sì, hanno fatto anche podio Sì, dai. con Jomski a 100. Decathlon Ajoder la Mondiale, alla fine quello che abbassa un po' il voto è Ben È O'Connor. la terza. Ocon. Secondo me un po' in generale la terza settimana, perché tranne uno dei due parapente tutti sono andati un po' in calo nella terza settimana, ma era intuibile perché andavano tutti molto forti all'Alps. Al Tour of the Alps. Vabbè, però hanno fatto, cioè. No, 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 è comunque. Ah, no, hanno pure vinto la tappa. Scusate, rimozzo. No, Ma vabbè, vedi, che avevo visto prendono un prima. bell'8 e mezzo. Una delle migliori squadre del Sì. giro. Hanno vinto due Anche tappe. molto bella l'ammiraglia. Scusate, questa cosa c'è già poco, però l'ho vista ieri, è molto bella. Quindi 7 anche voto all'AIF? 7, 7 e mezzo, Sì, 8. 7 e mezzo, 7 e 8. mezzo. 8 dai. EF Education Easy Anche nel Post. rapporto tra aspettative e realtà, eh. Sì. EF Education Easy Post. Sennheiser Steinhauser e poco Valgren per il resto mai visti. Sì, ha provato piccolo per tipo tutta la prima parte di giro ad andare sempre in fuoco, attaccare in momenti non ideali. Sbagliati. Io cosa ho detto? Non ideali. Sì, ci sta, dai. Quindi, boh, 6,5. E Groupama F2G. poco e nulla, qualche piazzamento di Piti in volata, ma mezzo. Bravo, ripeti, mi per il aspettavo di resto meglio, tanto è vero, l'ho portato al Fantacycling, aveva una top 10, due top 10, male. 4,5. Sì, anche perché questa è una squadra dalla quale mi aspettavo qualcosa in più. Ma non aveva neanche i nomi per fare tanto in più, eh. Però li puoi Sì, portare i nomi per fare però. No, qualcosa in no, più. no, è chiaro, li puoi portare, però sei francese, già c'hai poco talento. Mentre vorrei spendere due parole per la miglior squadra del Giro d'Italia. Qui Mamma mia. L'Intermarché. abbiamo. Io metterei un due collettivo a Intermarché Sì. Israel. Va bene, Forse dai. 2,5 all'Intermarché perché nelle prime tappe Calmejean qualcosa ha provato a fare, ma solo per quello. Eh sì, hanno pure un terzo posto di Ghirmai. Beh, ha Sì. vestito anche la maglia azzurra Calmejean. Sì. Non una grande impresa comunque. Quindi, Lidl Trek. Ma io di Trek comunque darei un 7, ma solo grazie a Milan, perché pure qua, cioè, Juanpe Lopez imbarazzante, e Bagioli non mi ha entusiasmato e gli altri poca roba. Sì. Concordo. Concordo in pieno. Beh, Movistar era un bel set. Secondo me ci sta. Sì, peccato che Quintana non sia riuscito a vincere una tappa, ma per il resto un buon giro. Non ha vinto una tappa anche perché non ha trovato molto terreno favorevole, poi ha trovato un po' un cannibale. Eh sì. Porca miseria. Va bene, però poi alla fine settimo posto Rubio. Sì, E allora, Swatzer. onesto. Invece l'otto secondo me se lo merita tutto là sulla Quick Step, dai. Ma anche un po' di più, forse. 8,5, 4 vittorie di tappa, top 10 con Jan Hirt, e comunque spesso protagonisti, anche e con altri corridori, secondo me hanno fatto un giro più che dignitoso, considerando che poi il loro aim era proprio quello di portare a casa più tappe possibili, perché non avevano l'astro per la classifica generale. Sì, Alaphilippe anche super combattivo del giro comunque, quindi. Guarda, l'unico forse da cui volevo aspettarmi qualcosa era Lamperti, ma mai visto in corsa. Beh, penso abbia fatto la prepista. Beh, lavorava per me in Rier comunque.
Sì, quello sì, però. Però è quasi sempre stata alla fine la leader track a fare le volate. Sì. Un po' confusionaria a volte. Team DSM, Firmenich, Post NL, qua stiamo molto bassi. 5. 5 perché secondo me almeno le abbiamo viste, ci hanno provato con Bardet, ma poca roba. Jacobsen incommentabile. Sì, anche lui da Ardersen si poteva aspettare qualcosina in più, si è visto in qualche volata, ma proprio timido timido. Jequalula, insomma, quando perdi il tuo uomo di classifica non è mai facile, però alla fine hanno faticato abbastanza. Zana non sui livelli dello scorso anno, Plapp più giù che su, e Caleb Ewan. Caleb Cioè. Vabbè, cavolo. Caleb Ewan, Ewan è cabine. 6 e mezzo. Esatto. Sì, dai. 6. 6. 6. Poltico Meta. Bene. L'abbiamo già detta prima. Scusate. Per me è 7,5 pure. 7 per me. Sì, sono mancati un po' i fratelli Bais rispetto all'anno scorso. No, l'anno scorso ci sono stati solo perché, cioè, dai tu, no. Boh. Ah, no, è vero, sono andati spesso in fuga, però. Sì. L'anno scorso. Invece, Team Visma Lisa Bike, qua si aprono le note un po' dolenti. Hanno comunque vinto una tappa, però hanno perso uno di classifica. Quelli che sono rimasti hanno provato a fare qualcosa, ma. Ma la sufficienza io darei più per pacca sulla spalla, cioè tipo quel 6 meno meno per pietà, capito? Sì. Tudor, Sì, vabbè. vabbè. Abbiamo già Tutto detto adesso. 5 e mezzo. 5 e mezzo, dai, comunque non erano uno squadrone. Però gli si aspettava qualcosa di meglio. Guae Team Emirates 10. E che gli rivida? Però facciamo il discorso con la Bora. Bene la squadra, ma alcuni frangenti. Io gli do 9,5 per Molano, che non ha fatto un cacchio. Ha tirato tanto. Ha Sì, vabbè, tirato nei 10. momenti No, un po' visto il livello anche di stanca. della squadra, 10. Alla fine sono venuti a vincere il giro, hanno vinto, hanno Sì, vinto dai, 6 10, 10. tappe. Quante tappe ha vinto alla fine? 6, 6 7. tappe. Vedi te. UF Group, Sì, Bardiani, sì. CSF, Faizanè. Io mi spingo proprio oltre, do 7. Beh, noi che siamo sempre un po' critici con questa Bardiani, direi che possiamo dargli un 7 con gioia. Sì, di solito critichiamo parecchio le professional italiane, invece in questo giro bene rispetto alle straniere. A dimostrazione che non lo facciamo per cattiveria o per Esatto. stranierismo, lo facciamo perché questo è quello che pensiamo e se fanno bene, come hanno fatto bene quest'anno, siamo anche molto contenti. Sì. Bahrain Victorious 7. Sì, mancata la vittoria di tappa secondo me, però buon giro, diciamo che wow, sto ci è andato vicino, ma lui non vince nei grandi giri, quindi va bene così. Sì, 7 che poi è, non dico tutto di Tiberi, però un bel Forse qualcosina, 95%. magari qualche fuga da Caruso, me l'aspettavo, però ci può stare anche che stesse accanto a Beh, ci Tiberi ha la provato, però terza sì, settimana. principalmente è stato vicino a Tiberi, ha fatto un po' anche da Iocciola, Vabbè, no? nel senso, esatto, potrebbe, cioè, lo giustifico da ciò. Benissimo, ci sono altre cose che vogliamo dire su questo Giro d'Italia? Storer. Premio Zubeglia per chiudere in bellezza. Storer. Dai, sì, ci può stare Storer. E quindi, aspettate, perché questo è un momento importante, lo diciamo anche nel 2023 a chi l'avevamo dato il premio Zubeldia? A Kemna. Kemna se l'ha meritato, che Kemna non se ne è mai visto, è arrivato nono. Mentre nel 2022 il premio Zubeldia. Non so se era ancora stato istituito, forse Sì, Hirt. sì, a Forse Hirt. Bilbao, a Bilbao. Sì, potrebbe Sì, sai. Mi Sai che sembra non mi Bilbao. ricordo. Dovremmo andare ad ascoltare le tappe, però dovrebbe essere Bilbao. Invece gli A altri premi non. Bookman, Sì. Però compagno del vincitore. scusate, c'era Bookman. Sì, infatti. Altri premi Ah. invece? Comunque,
Gianluca ha beccato un piazzamento, o comunque abbiamo beccato tutti un piazzamento sul podio nei nostri pronostici, però quello di Gianluca secondo me è migliore come logica, Cioè? perché abbiamo beccato entrambi Pogacar, e Ok. mettendo poi Utebrooks e Ciccone, che Ciccone non è stato manco al via, Luca mettendo Connor e Utebrooks, Gianluca ha messo Mi fa Utebrooks. Connor almeno, cioè ci stavo vicino, andavo. Utebrooks a Kamna, però poi terzo ha messo Geraint Thomas. Che dita. Vabbè, oh, uno si è. Cioè uno non ha proprio partecipato, l'altro si è dovuto No, ma nel ritirare. senso noi siamo andati facile dicendo Pogacar. Te hai detto Hai Utebrooks, puntato cioè sicuro. Thomas come terzo, quindi ci sta. Signori, siamo arrivati alla fine di questo lungo cammino. Nei prossimi giorni arriveranno altri contenuti fatti dal nostro Riccardo sulle strade, dal Giro d'Italia. E da domani però si cambia volto, si cambia pagina, si volta pagina perché chiusa una porta, si apre un portone perché si chiude la parentesi Giro d'Italia e si apre la porta Tour de France. C'è tanto da dire, tanto di cui parlare. Ci sono due corse da presentare in settimana, che sono il Criterium du Dauphiné e il Tour de Suisse. Quindi forse già in settimana inizieremo a porre le basi Non abbiamo una settimana ancora nell'avvicinamento. prima del Tour de... Il 2 Sì, giugno parte no. il Giro del Delfinato. Ok, quella dopo ancora c'è il Giro di Svizzera. Abbiamo una settimana prima di tornare a parlare di corse Sì. svizzere. E poi appunto quindi torneranno in campo tanti corridori di cui abbiamo un po' perso le tracce in questo mese di Giro d'Italia e tanta carne al fuoco. Noi come al solito vi rinnoviamo l'invito a continuare a seguirci. Se siete arrivati fino a qua, quindi al minuto 56 di video, diteci secondo voi No, chi è al minuto stato il 50. scusate perché noi siamo connessi da un po', diteci secondo voi chi è stato il vero Zubeldia di questo Giro d'Italia, diteci la vostra, diteci il vostro nome e iscrivetevi al canale se vi capita, seguiteci sulle piattaforme di riproduzione audio, video, streaming, si muovono un po' le acque anche su Instagram nuovamente, chissà se ritorniamo un po' più attivi anche lì, che dire, Io ciao voglio dire ragazzi, una cosa, scaricate dilla. Duolingo, Duolingo, iniziamo a prepararci perché adesso abbiamo un paio di mesi in cui il francese potrà tornare utile. Ciao a Ciao a tutti, tutti. e Au Duolingo non ci revoir. paga, Duolingo se vuoi sponsorizzaci. Noi siamo qua. Buona Ciao ciao. serata. Ciao!